Assolutamente, diciamo che quello del 26 novembre è stato un graffio che ha posto in evidenza quelle che sono le criticità di un territorio e soprattutto di un dissesto che non può essere più rimandato. Ora ci ricordiamo che sono oramai 30 anni che non si fanno, per non dire 40, investimenti sul territorio boschivo e delle montagne in generale. Noi e soprattutto io come presidente del club dei cacciatori a più volte abbiamo lanciato un grido di dolore nelle istituzioni per come si trovavano gli alberi, di come si trovavano determinati territori che erano completamente dimenticati ed usurpati, ma soprattutto contestualmente già da almeno 2 anni da quanto ho assunto la presidenza abbiamo segnalato delle criticità del territorio che poi si sono riverberate in quel tragico evento franoso. Devo purtroppo verificare, l'ho verificato e ricevo diverse istanze da parte degli amici cacciatori, ma anche di semplici fruitori della montagna o anche di cercatori di funghi, che purtroppo sono tantissime le aree interessate da questi fenomeni che purtroppo o per fortuna ancora non si sono verificati, soprattutto per quanto ci riguarda Forio. Forio, ricordiamo, non soltanto c'ha delle crepe assolutamente evidenti per chi percorre anche queste strade di montagna e collinari, ma soprattutto ci sono anche lì nella zona alta di Forio, mi veniva segnalato proprio in questi giorni, dei massi enormi che si sono staccati dal sottosuolo e che possono assolutamente devono essere attenzionati. Quindi quello della manutenzione della montagna è un argomento che deve essere prioritario e deve essere prioritario indipendentemente da quelle che sono le difficoltà e le emergenze. Anche in questo ci impegniamo affinché questa attenzione non venga mai calata su questo tipo di argomenti. È vero è che purtroppo quello della manutenzione rappresenta una voce di investimento che deve essere quella più grande, quella più importante, però quando attiene ad un livello di sicurezza, come in riferimento a quelle alle fattispecie cui accennavo, che poi incidono su quella che è l'incolumità di una piccola area interessata, ricordiamo Monte Corvo, ricordiamo quindi Via Bocca, ricordiamo la zona di Santa Maria che ancora è oggetto di zona rossa, ci sono veramente la zona soprattutto di Punto Imperatore che è oggetto e molti forse noteranno di continue piccole frane, cioè tutta una serie di zone che devono essere messa in sicurezza. In questo noi come amministrazione cercheremo di dare attenzione, daremo anche delle linee di finanziamento in questo senso, però ovviamente che è necessario che anche le altre parti, non soltanto sociali ma anche politiche dell'associazionismo, che rivendicano oramai tutte queste famose passeggiate che sono bellissime anche che attengono ad un aspetto turistico, è necessario che tutti quanti facciamo una sinergia per risolvere questi problemi A di sicurezza, B contestualmente di garantire anche un turismo che di natura pedemontana che vada anche in questo ambito.